Ciao a tutti, bentornati e benvenuti nel mio canale. Oggi appuntamento con i prodotti finiti, beauty e make-up. Iniziamo. Terminate le solite salviette. Ve ne avevo già parlato, lo dico velocemente magari perché ho detto delle luci strane. Comunque, ve ne avevo già parlato, io le utilizzo sparse un po', per tutta casa. Mi trovo molto bene, sono della Sien, che si trova alla Lidl, sono veline due veli e sono per 150 fazzolettini. Mi trovo molto bene. Terminate queste salviette struccanti della Leocrema all'olio di argan 100% biologico, per tutti i tipi di pelle, deterge, idrata e protegge, dermatologicamente e oftalmologicamente testate. Sono 25 salviettine struccanti. Che vi dico? Io avevo comprato chiaramente inizialmente per struccarmi, ma che alla fine ho utilizzato per tenerlo nella mia postazione make-up per togliere l'eccesso di trucco, eventuali errorini e quant'altro, perché non mi erano piaciute più di tanto proprio come potere struccante per togliere la prima parte appunto di trucco. La grandezza della salvietta era corretta, anche la trama era buona, come spessore e tutto quanto. Come potere struccante io sinceramente non ho trovato tutta questa efficacia e quindi le ho spostate nella mia postazione make-up per quello che vi ho detto. Terminati i miei soliti dischetti levatrucco, questi qua piccolini della Esselunga, sono i miei preferiti. Orlati, hanno la doppia trama, il prodotto si imbeve molto bene, mi piacciono, li utilizzo sempre. Terminata questa crema notte delle Acqua alle Rose, mi è piaciuta tantissimo, che dire, io evidentemente ho proprio una passione per tutta la linea dell'Acqua alle Rose. Era una crema estremamente nutriente, ecco, l'unica cosa non la consiglierei magari a chi ha una tipologia di pelle mista barra grassa, perché comunque è una crema abbastanza corposa. Io mi ci sono trovata molto bene, per di più io la sera molte volte l'andavo anche ad addizionare magari con dei booster piuttosto che degli oli specifici e vi devo dire che come crema base serale è veramente ottima. Quindi l'ho terminata, ma la ricomprerò sicuramente. Se vi interessa magari vedere come effetto io la skincare, vi lascio linkato qua il video della mia skincare estiva. Così, giusto per avere una prima spiegazione di come mi approccio io alla skincare. Chiaro è che con la stagione autunnale barra invernale le abitudini sono un po' cambiate, i prodotti sono un po' cambiati. Magari più avanti ve ne farò un altro di video sulla skincare, magari aggiornato. Però questa crema io l'ho utilizzata volentierissimo anche quest'estate e non mi ha dato il benché minimo problema. È comunque leggera ma nutriente allo stesso tempo, quindi questa secondo me è una crema 4 stagioni ottima e sicuramente la ricomprerò. Terminati questi due dentifrici, magari uno lo metto meglio, questo è il Sensodyne Gentle Whitening, è un dentifricio con fluoro, tutti i giorni sollievo e protezione dei denti sensibili. Se avete già visto magari qualche altro mio video, se non l'avete visto magari ve lo dico, è un mai più senza, nel senso c'è sempre a casa nostra perché piace un po' a tutta la famiglia, ovviamente noi adulti. Per la bimba, chiaramente utilizziamo qualcos'altro come dentifricio. Però ho anche terminato questo, il Beauty Repair Pro White. Anche questo mi è piaciuto tantissimo. Ecco, la differenza tra i due è che questo piace di più al mio compagno, questo piace di più a me. Non lo so, penso che sulla scala dei valori siano allo stesso livello, però come gusto a lui piace più questo, a me piace più questo. Però ottimi entrambi, li ricompro entrambi.
Poi, terminata questa maschera di Sephora, anche qui avevo già detto in un mio video precedente che sto un po' terminando le maschere, quelle col vecchio pack di Sephora. Questa è una tra quelle che mi piacciono di più, è quella al ginseng, che è tonificante e rivitalizzante. Ottima, lascia effettivamente comunque la pelle dopo l'utilizzo molto tonica, molto rivitalizzata e mi è piaciuta veramente un sacco. Probabilmente la proverò a ricomprare con il nuovo pack, sperando appunto che non l'abbiano riformulata perché così mi piaceva veramente tanto. Al massimo se l'hanno riformulata spero che l'abbiano migliorata. Poi, terminato, e non ho il tappino, lo ritroverò da qualche parte. Se sentite dei rumori, c'è Alice qua sotto che sta un po' gattonando, toccando e facendo, quindi niente di che, non ci sono degli spiriti in questa casa, ma bensì è Alice qua sotto. Terminato, dicevo, questo spray anti-zanzare della Autan, questo è del Family Care, col caldo che ha fatto praticamente noi fino a settembre, fine settembre, anche inizio ottobre, le zanzare comunque le abbiamo sentite e quindi abbiamo continuato a fare uso di questo. Forse vi avevo già detto che l'avevo comprato in una confezione multipla, quindi avevo preso, avevo in casa in scorta più di un flaconcino. Perché questo prodotto l'avevo tra virgolette bocciato, nel senso che non mi ero trovata assolutamente bene. Fortunatamente abbiamo finito l'ultima boccettina, rivolgeremo i nostri acquisti verso altri prodotti, perché questo sinceramente proprio sembrava acqua fresca che sgorgava dalla sorgente per le zanzare e boh, non lo so, non credo che lo riprenderemo. Poi, terminato questo gel lavamani della Sien con antibatterico, pulizia profonda e delicata delle vostre mani. È nel sacchetto dei Terminati Beauty, ma io questo ce l'ho sempre sul lavandino della cucina perché mi trovo molto bene. Mi igienizza, lo trovo il posto perfetto per lui perché è un pochettino un po' aggressivo sulla pelle. Io ho una pelle delicata, soprattutto quella delle mani si secca in tempo zero e questo effettivamente un po' le secca, anzi un po' tanto. Quindi io lo tengo sul lavandino appunto per utilizzarlo magari se le mie mani vengono a contatto con dei cibi particolarmente oleosi piuttosto che odorosi, tipo aglio, tipo pesce, ecco. Questo è molto buono perché toglie tutti gli odori, anche perché la profumazione è una profumazione leggermente limonata, sa di limone, quindi posizionato sul lavandino vi posso garantire che qua, dopo che vi volete, magari dopo che siete venuti a contatto con questi alimenti, questo vi aiuta a togliere gli eventuali odori dalle mani. E rimanendo in tema mani, questo invece è un mio mai più senza, ve ne ho già parlato, è il sapone mani dello Scuma di Champagne, antica tradizione, sapone neutro con antibatterico. Questo non è sempre presente nei miei bagni, nel mio bagno. È buono, invece questo le mani me le lascia belle morbide, profumate, che vabbè. Sicuramente penso che un po' tutti conoscerete la profumazione di spuma di champagne classico. A me piace tanto, è questo talcato, cipriato, è buonissimo, a me piace tanto e continuo sempre a ricomprarlo. È un po' difficoltoso trovarlo nella grande distribuzione, io lo trovo al mercato barra nei megastore dei cinesi dove vendono appunto anche prodotti per la cura della casa e della persona. Hai ragione Alice, siamo tutti d'accordo con te. Terminato questo deodorante, anche questo è un mai più senza, sempre Borotarco della Roberts, io utilizzo solo questo, non mi lascia in asso, mi piace tantissimo. Terminato questo shampoo, scusate le condizioni, ma da me l'acqua è un po' calcarea, questo è sempre stato in doccia e quindi si è un attimo appannato. Comunque questo è uno shampoo della Sien, sempre Lidl, da uomo, è uno shampoo tutti i giorni per capelli normali. Ho chiesto la recensione al mio compagno, senza lode né infamia. Anche se sinceramente dice che ha utilizzato prodotti migliori, quindi insomma mi ha detto di non ricomprarlo se mi trovo di nuovo lì in zona lì a prendere lo shampoo. Quindi
Non so, non mi ha spiegato più di tanto che cosa intendesse con ho trovato ciampi migliori, prendiamola così com'è, non so. Non gli è piaciuto più tanto, però se a un uomo già che solitamente gli uomini non è che abbiano tutta questa propensione, no, a dire cambia prodotto, perché a loro, diciamocelo tra di noi, va sempre bene un po' tutto, per avermi detto cambialo è perché forse non si è trovato bene. Quindi, boh, come tipo di capello, lui ha un capello normale, magari tendenzialmente grasso. Quindi, se mi dice non si è trovato bene, ripeto, lasciamo stare e basta. Ok, vado random, ho ripescato un altro di questi saponi, ve l'avevo già detto. Queste sono invece le mie salviette della vita, struccanti, non ce ne sono di migliori. Anzi, questa è una novità nello specifico perché è per peli sensibili. Adesso hanno fatto anche le salviette struccanti speciali per le sensibili e mi sono trovata bene esattamente come quelle normali. Quindi, sinceramente, io che ho la pelle sensibile vi dico che utilizzare queste o utilizzare le altre, sempre delicatissime e sempre efficaci allo stesso modo. Quindi, trovare questo, trovare le altre, quelle normali, per me sono la medesima cosa. Rimanendo in campo salviette, terminate le solite salviette che io tengo nella borsa. Queste sono le Fresh & Clean Mille Usi Disinfettanti ad azione antibatterica. Anche per me queste mai più senza, sono fantastiche. Io ne faccio vari utilizzi. Come vi avevo già detto in un altro video, io queste addirittura le ho utilizzate per smacchiare una macchia di, mi sembra, cioccolato. E vi dico che come pretrattamento sono stati efficaci, quindi fantastiche. Hanno la solita profumazione al limone, buonissima. Non sono aggressivi sulla pelle. Assolutamente, io le utilizzo sempre, ce le ho sempre in borsa. Ah, qui abbiamo un'altra maschera, sempre di Sephora. Questa invece è al melograno, quindi questo è un antifatica ed energizzante. Anche con questa mi sono trovata benissimo e anche di questa sono curiosa di vedere se il nuovo pack ha comportato anche una riformulazione, perché comunque la pelle, in entrambe le maschere, veramente, veramente ottenevo un ottimo risultato sulla pelle. Terminati, e di nuovo ve lo lascio qua un altro deodorante. Terminato questo doccia schiuma, Alice, amore, proprio lì devi passare. No, 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 no. Aspetta un attimo. Terminato questo bagno schiuma della Pino Silvestre Forte di Natura e la mitica profumazione di Pino Silvestre. Infatti, anche questo come lo shampoo è un terminato del mio compagno, si trova bene, questo invece lo ricompra quasi sempre. Gli piace, evidentemente lascia la pelle morbida e la profumazione, quindi è un nostro mai più senza e anche questo lo ricompriamo spesse volte. Sempre per rimanere nell'ambito uomo. Finita anche questa confezione di gel, styling gel, Ultra Strong Hold della Sien, sempre presa alla Lidl. Anche di questo è un mai più senza, perché anche di questo lui ne compra e ne ricompra confezioni. Si trova molto bene perché questo invece mi ha detto come si è trovato, mi ha dato una recensione un po' più completa, mi ha detto che in pratica gli lascia i capelli assolutamente non appiccicosi. È un gel che ha un effetto opaco e che lascia i capelli in posa tutta la giornata e soprattutto la cosa più importante che mi ha detto, non lascia residui. Quindi, piacendogli, se lo compra e lo ricompra più volte. Poi, terminate, o meglio, terminata questa confezione di crema depilatoria della Depil Zero. Questa è per ascelle e bikini. Questa è una formulazione per peli delicate ad azione protettiva ed idratante con proteine e olio di jojoba. Mi trovo benissimo. Io questa soprattutto la utilizzo d'estate. Mi piace moltissimo, non è assolutamente aggressiva nei confronti della pelle, ha un ottimo risultato in 10 minuti, quindi lasciata in posa toglie effettivamente tutti quanti i peli. E a questo mi riferisco perché invece questa crema
della Natura Verde, crema depilatoria addolcente corpo. Invece assolutamente devo gettarla. È piena, perché è piena. L'ho utilizzata una volta, ma vi dico che purtroppo, lasciandola secondo i tempi, che anche qui si parla di 10 minuti, assolutamente non fa il suo, non toglie, quello che deve togliere, anzi è come se non avete praticamente fatto quasi niente, se non peggio vi lascia proprio a zone a chiazze. Quindi ottimi gli ingredienti, peccato perché mi dispiace, cioè ero molto interessata alla questione bio, che comunque era, non so se è anche certificata, adesso ve lo dico. No, non leggo certificazioni. No, no, non leggo certificazioni, però comunque aveva un inci sicuramente migliore rispetto a questo, però veramente, e questo era come non utilizzare nulla, quindi purtroppo dovrò buttarlo. Non lo regalo a nessuno perché tanto se non ha avuto efficacia su di me, non credo che abbia efficacia anche sugli altri, quindi anzi fatemi sapere se voi lo conoscete, su di voi invece ha efficacia, non lo so, forse sono io che ho preso la confezione sbagliata, però non con questo gli darò un'altra chance, ecco. Però magari fatemi sapere, sono, ripeto, sono magari io che ho trovato la confezione sbagliata. Poi, terminato anche qui questo altro prodotto che è sempre nei miei prodotti finiti, il mitico olio CN Nature al anticellulite alla betulla, questo ce l'ho sempre e non può mai mancare, lascia la pelle morbidissima, magari non avrà sicuramente un'alta capacità anticellulite, però lascia la pelle estremamente tonica, estremamente morbida e liscia ed è facilissimo da utilizzare. Si sta arrabbiando? Sta giocando con dei pennarelli chiusi e si sta arrabbiando. Questo prodotto non può mai mancare, lascia la pelle morbida, compatta, magari non avrà un grande potere anticellulite, perché magari chissà, non è che salute! Non è che è portatore di miracoli, però sicuramente aiuta a tenere comunque la pelle bella tonica e bella rassodata. Quindi mi piace tantissimo. Poi la profumazione è erbacea, ma non è invadente, si assorbe in un secondo. Quindi voi lo mettete e a pelle asciutta, chiaramente. Io meno, io lo utilizzo a pelle asciutta, però nulla vi vieta di utilizzarlo anche a pelle umida. E anche se io lo utilizzo a pelle asciutta, dopo un minuto, ma neanche, a fine massaggio è già tutto assorbito dalla pelle. È un ottimo prodotto. Poi, terminata questa acqua micellare della Licia 3 in 1, strucca, idrata e deterge. E adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelli sensibili. Io questo ce l'avevo a casa al mare, l'ho terminato e... Trova un po' il tempo che trova, ecco, era un'acqua micellare che avevo trovato in emergenza, che ho comunque portato a termine, non mi ha fatto impazzire perché l'ho trovata un pochettino aggressiva, anche se qua dice che è per tutti i tipi di pelle, anche per i più sensibili, questa l'ho trovata un pochettino aggressiva, quindi insomma non credo che la ricomprerò. Terminato questo leva smalto per unghie della pupa, questo invece mi è piaciuto moltissimo, è un leva smalto con olio di mandorle, antidisidratazione senza acetone. Io vi avevo già detto nel video in cui facevo la manicure cosa fai? Scusate, vi dicevo nel video dove vi spiegavo come effettuo io la manicure che ho delle unghie molto sfigate, soprattutto che si sfaldano, delicate, eccetera, eccetera, eccetera. Questo smalto, questo leva smalto, a me è piaciuto moltissimo perché le idratava effettivamente, perché con quella componente oleosa che aveva al suo interno, effettivamente lasciava quel film protettivo alle unghie, non me le sentivo secche e aggredite come con l'utilizzo di altri leva smalti. Quindi questo mi è piaciuto veramente tanto. Non lo ricomprerò soltanto perché adesso ho trovato il leva smalto della mia vita, che prima o poi vi farò vedere, magari in un video dedicato. Poi, terminato questo, non so se è una travel size perché anche questo ce l'avevo a casa al mare. Non so se è una travel size o se è proprio una taglia di vendita. Comunque è il
Makeup remover per occhi di Sephora, mitico. Questo è sempre stato il mio struccante occhi bifasico della vita. Per me avrà sempre un posto tra i migliori, sicuramente. Chiaro che è un pochettino caro. Adesso io utilizzo quello della Garnier, quello bifasico per occhi sensibili. È ottimo, ha un costo decisamente inferiore, lo trovo, nel senso, è anche più facile trovarlo perché si trova nella grande distribuzione. Questo invece bisogna proprio andare da Sephora per reperirlo, o comprarlo online, però comunque questo è un ottimo prodotto, assolutamente. Potrei ricomprarlo magari utilizzando il 20% di sconto, ecco, qualora ce l'avessi, qualora mi trovassi da Sephora. Però è veramente fantastico, rimuove tutto, rimuove tutti i tipi di trucco, siete proprio tranquille. Poi, terminato questo contorno occhi della Rilastil, anche di questo vi avevo parlato nel mio video sulla skin care, e il multi repair contorno occhi e labbra. Mi è piaciuto, sinceramente, ecco, se devo dare una mia opinione, non ho visto un'azione anti-rughe. È sicuramente un ottimo contorno occhi idratante e nutriente, ma non liftante, ecco, sicuramente. L'ho utilizzato come contorno occhi e labbra, e per di più lo andavo anche magari a utilizzare proprio dove si hanno le rughette di espressione, quindi magari qui al lato della bocca, magari sulle scusatemi, le rughette di espressione che vengono tra le sopracciglia. Mi è piaciuto, non credo lo ricomprerò perché verso la fine il prodotto purtroppo mi si è separato. Si separava proprio la parte oleosa dalla parte cremosa e ho fatto un po' fatica a utilizzarlo. E poi anche perché io volevo cercare qualcosa che fosse appunto più liftante, un po' più strong come effetto. Questo è un effetto più soft, ecco, più che altro. Un buon prodotto, però diciamo che ciò che veniva definito nella confezione non è poi quello che ho effettivamente riscontrato, perché qua dice appunto un crema contorno occhi labbra, trattamento intensivo antirughe, riempitivo e riparatore. Io direi idratante e nutriente, basta. Poi, terminati queste gocce asciuga smalto della Sephora, anche questi vi avevo già parlato, ve ne avevo già parlato, sono tra le mie goccine preferite. Al momento ne sto utilizzando altre, ma assolutamente sì, potrei assolutamente comprarle. L'unica cosa, costicchiano un po', perché qua stiamo parlando, mi sembra, di all'incirca 9 euro, però sono effettivamente molto molto buone. La differenza con quelle che sto utilizzando adesso, che sono molto low cost, la vedo e come. Però è un ottimo prodotto. Termino con l'ultimo prodottino, questa volta make-up, ed è questo correttore della Kiko. Allora, vedete che è effettivamente un pochettino scuretto. Questo l'avevo comprato per il periodo estivo e avevo usufruito dei mega sconti che aveva fatto Kiko, mi sembra fino al 70%. Io questo l'ho pagato 1 euro ed è il Natural Concealer. Io l'ho preso nella colorazione 03, quindi un po' scuretta, ma l'avevo preso apposta per il periodo estivo, quando comunque sapevo che la mia pelle, comunque del viso, si sarebbe un po' scurita per la questione estate. E vi dirò che l'ho utilizzato con somma gioia tutta l'estate, anche perché ho utilizzato questo e basta. Per me questo era un multitasking, lo utilizzavo all over su tutto il viso, non solo sulle occhiaie, ma proprio andavo magari a utilizzarlo dove dovevo uniformare la pelle, a mo' di fondotinta, anche se fondotinta o BB cream non la utilizzavo per il gran caldo che ha fatto. E vi dico che mi è piaciuto tanto, quindi ho speso 1 euro e ne sono stata veramente molto soddisfatta. Penso che questo sia la versione precedente. Adesso mi sembra che l'abbiano riformulata, sia come l'hanno riformulato come correttore, ma che abbiano anche rifatto la confezione, quindi probabilmente il prossimo anno la mia scelta potrebbe sempre ricadere comunque di nuovo su uno di questi correttori, perché mi è piaciuto veramente tanto. E
questi erano tutti i prodotti terminati, beauty e make-up dell'ultimo periodo. Spero di avervi dato magari qualche suggerimento per i vostri acquisti. Se voi avete riscontrato delle cose differenti da quelle che magari io ho detto sui vari prodotti, scrivetemelo, fatemelo sapere come sempre. Io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia e al prossimo video. Ciao!